La collegamento ha avuto inizio con un forte ritardo a causa di un'interruzione nel circuito tra New York e Andover. E quindi iniziamo con il match già avviato abbondantemente. Sospeso il match, convoca il medico per controllare la ferita, ma è un atteggiamento non tanto dovuto all'entità della ferita quanto alla necessità di sottrarre una punizione che potrebbe risultare troppo pesante. Il taglio è abbastanza lungo, ma soprattutto al di sotto dell'arcata sopracigliare, ed è quindi pericoloso, ma a giudizio del medico può proseguire. In questa fase che si è conclusa, il campione ha tentato una strada diversa, ha tentato cioè di colpire i fianchi dell'avversario nel tentativo di fiaccare la sua resistenza, di scalfire le sue capacità di resistere.
dobbiamo dire che ancora dispone di una notevole mobilità sulle gambe, mobilità delle gambe che gli consente di guadagnare la distanza laddove è possibile. Ancora centrato ripetutamente da sinistri e destri. Ed è difficile stabilire fino a che punto riuscirà a soffrire, che deve patire una supremazia nettissima del campione praticamente dal suono del primo gol. Si conclude anche questa decima ripresa, un altro traguardo raggiunto anche in questa decima ripresa. Ha dovuto subire dei terribili colpi sinistri e destri che lo hanno visibilmente scosso, ma dispone evidentemente di una saldezza morale non comune. È giunto al decimo round, è difficile stabilire se riuscirà a percorrere l'intera rotta delle 15 riprese, anche perché a quella leggera ferita all'arcata sopra ciliare destra, che potrebbe essere un motivo sufficiente per interrompere. Destro preciso, avete visto, sinora sembrava preferire la strada della pausa in questa undicesima ripresa, condotta quasi tutta sistematicamente soltanto col jab sinistro, ma avete visto che anche in fase difensiva molto abile ha colto il colpo in arrivo e con uno spostamento sul fianco lo ha evitato. Ripresa in cui si è concesso una pausa, intanto offre sprazzi di grande bravura sia in fase difensiva come quando porta i colpi in attacco, rapidissimi culminei sinistro e destro, rientra immediatamente. È profondamente segnato dalla durissima sofferenza che deve patire. Si conclude anche l'undicesima ripresa, una ripresa nella quale si è concesso una pausa al campione, ma anche in questa pausa di tanto in tanto, come abbiamo detto, ha espresso qualche momento. Ecco, vediamo il destro iniziale, no, è il momento dell'impatto forse. Segni sul volto che è stato di fatto raramente colpito dal suo avversario.